Con una musica giusta e perfetta, il mio solito inizio risplenderà. C'era una volta una bimba che si chiamava Camilla, con uno sguardo splendente come una stella che brilla. Lo spettacolo I colori di Camilla nasce da un'idea di Valentina Ia De Luca, che con Ennio Speranza, l'autore, e Enrico Blatti, il compositore, avevano appunto pensato di fare questa favola in musica. Camilla è una bambina che ama disegnare ed ha un pupazzetto che porta sempre con lei, è Kiko, e Kiko rappresenta tutte le paure di Camilla. E a un certo punto dal mondo spariscono i colori e Camilla che fa? Parte per un viaggio intrepido e avventuroso per cercare di capire che cosa è successo e come fare a rimettere i colori a posto. Giù nella valle, nella città, tutti i colori non ci sono più. Il sole giallo, luna più giallo, è grigio sparco, so perché no. Non sono molto contento di aver scritto le musiche per questo spettacolo, per averlo montato insieme a Ennio, insieme a Valentina, insieme a Federica. E mi piaceva l'idea di scrivere una storia su una bimba che sapesse disegnare, una storia che parlasse di colori, di disegno, di alberi. E quando mi hanno chiesto di scrivere qualcosa, una favola, mi è venuto naturale pensare al disegno e al fatto che le prime attività che i bambini fanno sono proprio quelle di cercare di riprodurre alla loro maniera quello che il mondo che vedono intorno, insomma. Ma che bella città, a me piace star qua, camminare per le strade e osservare quel che accade. Ho cercato di dare un ritmo continuo e sostenuto. Avevo paura che i bambini piccoli si annoiassero in uno spettacolo sostanzialmente tutto cantato, ci sono pochissime parti recitate. Affidare tutta la narrazione a delle canzoni mi sembrava una bella scommessa per dei bambini a livello di comprensione. E devo dire invece che ha funzionato, anche con le mattinee con bambini molto piccoli, materna e primo ciclo elementare, hanno non solo seguito e si sono divertiti, ma hanno proprio capito la storia. L'idea vincente del CDM, che è una scuola di musica, è stata quella di mettere insieme una squadra di persone che ha potuto lavorare in sinergia e nella quale ciascuno ha portato la propria altissima competenza e professionalità al servizio del progetto. L'altra collaborazione veramente interessante e bella e stimolante è stata con lo scenografo Michele Della Cioppa, che ha fatto un lavoro strepitoso con delle videoproiezioni bellissime. E lui ha avuto l'idea così poetica e dolce di usare i disegni dei suoi figli. E lui ha preso i disegni dei suoi figli e ha ritagliato le casette che avevano disegnato i suoi figli quando erano bambini e le ha incollate sul suo fondale disegnato con la città di Camilla. Così arrivò da sola nel grande parco giochi di Cemento. Dove una volta c'era il gran ciliegio. Doveva ripiantare gli alberi in città per farla ritornare come prima. Una città nuovissima e incantata. Ciao, io sono Kiko. Noi siamo Kiko, sdoppiamento di personalità. E siamo il pupazzo di Camilla. Un pupazzo che lei porta sempre con sé e che è un po' lo specchio di quello che Camilla prova, delle sue paure soprattutto. Come mai tu sei a colori ed il resto è in bianco e nero? Chi ti ha fatto questo scherzo? Sta giocando, fa sul serio. È stata un'esperienza molto bella, peccato, è finita molto presto, è volata proprio totalmente. E i bambini sono meravigliosi, devo dire che è piaciuto molto di più Gedeone, anche se poi sembrava che dal silenzio che c'era,
che non piacesse molto, invece poi alla fine tutti dicevano no, ma Gedeone era il più bello. Benvenute amiche care, qui le visite son rare, grazie tante pei dolcetti con il tè, saran perfetti. Sono orgogliosissima di questo lavoro perché mi sembra un lavoro pieno di rispetto e di attenzione per i bambini, e una volta tanto mi sembra che i bambini veramente siano stati messi un po' al centro. Penso che se abbiamo una possibilità di cambiamento è a partire dai bimbi, e quindi cantare per loro, recitare per loro, per me è un onore grandissimo, e spero che i grandi che li accompagnano colgano il messaggio profondo di questo lavoro, che è che niente è per sempre, che tutto è in prestito e che dobbiamo pensare a come trattiamo le cose, tenendo conto che le lasceremo proprio ai nostri figli. C'è la quercia, il sicomoro, la sequoia e poi la caccia, poi l'abete coi suoi pini e il cipresso stretto assai, poi c'è il salice piangente, la betulla frastagliata, molti gli alberi da frutto, tanti da non finir mai. Spesso le musiche per bambini, questo è un po' tutte le produzioni, anche teatrali per bambini, sono pensate come se i bambini fossero piccoli uguale stupido, cioè non piccolo uguale diverso forse, cioè i bambini hanno un modo di comprendere la realtà diverso da noi. È stata una grande soddisfazione vedere i bambini in prima fila battere le mani, cantare, accennare ai temi di questo spettacolo. Sono contenta di come è andata e sono contenta che i bambini siano stati contenti. Sono stati un pubblico meraviglioso, i bambini sono una fonte di energia incredibile e sul palco arrivava tantissimo. Il messaggio viene dato ai bambini come immagine, come azione teatrale, come parola, come canto. E tutto questo concorre a renderlo chiaro e quindi comprensibile per i bambini. Quello che dici, io già lo so, ne ho fatto apposta, non dico no. Ho cancellato dalla città tutti i colori e ben vista. Vogliamo ringraziare Santa Cecilia, il settore education di Santa Cecilia, Gregorio Mazzarese, per averci offerto questa opportunità che è stata veramente preziosa e che pensiamo di aver sfruttato appieno. E c'è stata una bella energia in tutto il periodo di lavorazione, è stato un bel incontro tra tutti noi, e forse questa è una cosa anche che aiuta la buona riuscita di un'opera d'arte. Viva Camilla e i suoi colori, viva Camilla nei nostri cuori, viva Camilla, la gioia è molta, viva Camilla, un'altra volta.